Una settimana pazzesca. Ma prima di tutto c'è da ringraziare la società, la ringrazio perché gli sforzi notevoli che sta facendo, i magazzinieri, i massaggiatori, i custodi, i massofisioterapisti, a traslocare da un posto a un altro, noi ci adatteremo perché sappiamo qual è il nostro percorso, quindi assolutamente non mi lamento. Perché già ritenermi essere qua è già grande soddisfazione, ma sicuramente la prima cosa da pensare per il futuro, al di là di quello che è costruire, mettere qualche cosa per avere una location, una casa della Reggiana, perché così in Serie B, e capisco gli sforzi che sono notevoli, ripeto, grazie di cuore a tutti. Così però diventa difficile poi. Non c'è muratore, che è un'assenza che mi dispiace tantissimo, mi preoccupa, perché per noi è un giocatore importante, si è fatto male subito martedì. L'abbiamo perso, vediamo per 15 giorni, non lo so. Non c'è muratore, non c'è Gianfi, che non riesce ancora a progredire con l'infortunio al ginocchio di Lecce. Non c'è Muratore, non c'è Gianfi, non c'è Costa che è squalificato e non c'è Germoni. Più abbiamo avuto un problema stamani importante che valuteremo domani verso la fine dell'allenamento. Però questo lo valuteremo domani mattina con lo staff medico. Mi preoccupa un po' una cosa, però così, l'assenza che è sicuramente quella di Andrea e quella di Simone è molto significativa. Il Monza è una squadra, lo sappiamo, che è una squadra già bella domani giocare contro il Monza. Ricevere qua la società, ricevere qua il dottor Gagliani, ricevere qua il Monza costruito per obiettivi importanti, dichiara. Per noi è motivo di grande soddisfazione, deve essere per la città, per Reggio. La Reggiana se la giocherà con quelle che sono le sue armi, i suoi punti di forza, avrà grandissimo rispetto. Ma cercheremo e vogliamo fare la nostra partita. Noi vogliamo fare la nostra partita, vogliamo essere la Reggiana, quella squadra che fino ad oggi ha fatto il suo percorso. Io non snaturo la mia squadra, poi con l'infortunio anche di Muratore abbiamo nel mezzo, possiamo fare poche cose e saremo la stessa squadra di sempre, con naturalmente qualche accorgimento in più. Come sono avvenuti domenica con la Cremonese, che alla fine sono risultati utili e ritengo per la struttura del campionato, per quello che dobbiamo fare, questa è la strada che dobbiamo percorrere. E quindi domani cercheremo di trovare soluzioni per bloccare sia Donati che Sampierisi, ma allo stesso tempo di attaccarli. Non cambieremo, non snatureremo. E quindi lì chi giocherà tra Lunetta, tra Kirwan che sta facendo bene, tra gli esterni, Zampano, Libutti, quattro che ho, cercheranno di fare sia in non possesso che in possesso una partita aggressiva, coraggiosa e di grande intelligenza tattica. Garbo è arrivato da noi, fortemente voluto da tutti e siamo contentissimi con non avendo giocato. Poi ha avuto un problema, un taglio a un piede. Poi c'è stato il Covid che lui l'ha risentito più di altri. Ci vuole un attimino di pazienza per tutti, per tutti. Ma Carbone è un giocatore in grande crescita e noi lo valorizzeremo, lui farà un grande campionato con noi. C'è solo da avere pazienza, di aspettarlo, di aver fiducia e io ho tanta fiducia in lui. È un giocatore che sta riprendendo il percorso e sono convinto che farà bene e sono convinto che domani farà una buonissima partita.